Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare brevemente o fare una carrellata, per meglio dire, sulle pagine speciali o di servizio del browser Chromium specificatamente. Come sempre, quando si parla di Chromium, il discorso vale anche per Chrome, il gemello, diciamo così, proprietario di Google. Comunque, visto che io uso Ubuntu e uso la versione open source del browser, parlo di Chromium. Ecco, cosa sono queste numerose, come dico qui, pagine speciali o di servizio? Sono delle pagine, come dire, preconfezionate, tra virgolette, di sistema del browser che ci permettono di visualizzare determinate informazioni sul browser stesso o sul funzionamento del browser. Come si richiamano queste pagine? Si richiamano digitando nella barra dell'indirizzo questa dicitura o sigla, quindi about, quindi informazioni su, about due punti e poi il nome della pagina. Questo XXX non è una pagina, ma è per mostrarvi che bisogna digitare il nome della pagina che si vuole, oppure la stessa cosa vale scrivendo Chrome, due punti, barra barra e il nome della pagina che si vuole visualizzare. Ecco, queste pagine, ho detto, sono numerose perché sono appunto un buon elenco. E come facciamo ad ottenere questo elenco? C'è una delle pagine che a sua volta elenca tutte le altre o quasi tutte. Ecco, l'unica eccezione, come vedete qui scritto nell'ultima riga, l'unica eccezione che non è elencata nella pagina che elenca le altre, ovvero questa, quindi Chrome URLS, l'unica eccezione è questa, è proprio quella che vedete qui visualizzata qui sullo sfondo. Io ho aperto il mio browser Chromium con la pagina della guida, con le informazioni brevi informazioni sulla versione installata, sul copyright, eccetera eccetera, con altri link per la cronologia, le estensioni, le impostazioni di Chromium qui sulla sinistra. Ecco, questa pagina è l'unica che non risulta elencata, non saprei dirvi perché, comunque in quest'altra pagina che raggruppa tutte le altre, vedremo fra un attimo quante sono. Ecco, Chrome due punti barra barra Chrome è appunto questa, che non è necessario richiamarla scrivendo questo indirizzo che vedete qua riportato qua sopra nella barra dell'indirizzo, ma può essere richiamata semplicemente scegliendo informazioni su Chromium o about Chromium, se è ancora in inglese la dicitura. Comunque si fa clic sul menu di Chromium e si sceglie informazioni o about Chromium e si apre appunto questa pagina. Quindi non è necessario memorizzare, tenere presente di dove scrivere questo indirizzo, però sarebbe la stessa cosa, scrivere dunque, come dico nella mia scaletta, about due punti Chrome, enter, e vedete che si tramuta l'indirizzo nell'altra forma Chrome due punti barra barra Chrome, e lo vedete qui la pagina. Quindi questa è l'unica appunto che viene visualizzata, che non è elencata nell'altra pagina che raggruppa tutte le altre pagine. Qual è questa? Chrome due punti Chrome URLS, oppure about due punti Chrome URLS. In questo caso adesso io me lo copio, me lo incollo nella mia barra dell'indirizzo, faccio enter ed ecco che mi esce una pagina appunto speciale o di servizio, se vogliamo chiamarla così, di Chrome barra Chromium con tutti gli indirizzi delle altre pagine, anche di se stessa. La vedete qui? In quarto, quinta, no, cos'è? In quinta o sesta posizione, vedete qui è se stessa. Se si fa clic qui si apre se stessa. E qui c'è tutto un bel elenco, come vedete, di pagine. Alcune pagine non sono direttamente richiamabili perché, ecco, nascondiamo un attimo la scaletta, perché, come viene descritto qua sopra, sono delle pagine speciali per gli sviluppatori per testare delle cose e possono anche causare l'interruzione del funzionamento
del nostro browser, oppure addirittura proprio il crash, proprio l'andare in errore appositamente per gli sviluppatori. Quindi queste pagine è meglio lasciarle perdere, diciamo noi, nel nostro utilizzo normale, mentre altre qua sopra, quelle che si possono cliccare per aprirle, possono anche darci delle informazioni che normalmente non vediamo nell'uso quotidiano del nostro browser. Non tutte, attenzione, come dico qua, non tutte potrebbero essere disponibili per Chromium, ma magari alcune sono specifiche proprio per Chrome. Comunque qui sono elencate tutte. Potete fare clic, scusate, potete fare clic su una delle pagine, e se non è prevista, come pagina, appunto, potrebbe uscire appunto questa pagina non esiste, niente, niente di più, niente di grave, viene l'errore che la pagina non esiste. Se invece esiste, proviamo a cliccare per esempio questa prima pagina, Accessibility, quindi ecco qua. Vedete che, boh, la scaletta ormai è praticamente conclusa, la posso anche nascondere in effetti. Ecco, ecco, accessibility, cioè accessibilità, quindi facilità d'uso per chi ha problemi di uso del PC normale, per chi ha degli handicap, ci saranno delle facilitazioni qui che possono essere accese o spente, nel browser. Questo è solo un esempio, la prima pagina in ordine alfabetico, poi c'è la cache, i bookmarks, ecco, Chrome Bookmarks non sono altro che i preferiti, i propri preferiti. La cache è una pagina appunto che presenta l'elenco degli oggetti man mano che si naviga del browser che vengono tenuti in cache, ovvero per velocizzare poi una seconda visualizzazione, vengono memorizzati anche solo parzialmente nella cache, quindi nella memoria tampone del browser per appunto velocizzare la navigazione di siti che si frequentano più sovente o più volte. Questo l'abbiamo già detto, è se stessa. I credits, i crash, ecco i crash, vediamo un po'. Ecco, arresti anomali. Ecco, vedete per esempio la segnalazione di crash non è disponibile su Chromium, verosimilmente è una pagina che è disponibile invece per Chrome, vuol dire che Google usa questa pagina, però è elencata, vedete, niente di che se non esiste la pagina. Qui i credits è una pagina interessante, cioè i credits, sapete che sono i crediti un po' come nei film o nelle opere video o audio, che vengono dati riconoscimenti a chi ha partecipato a comporre una tal opera o un tal film. Ecco, la stessa cosa vale per la pagina credits di Chrome, dove ci sono tutti i moduli, le parti che vanno a comporre Chromium in quanto tale. Ecco, vedete, c'è anche Android, c'è una parte che c'entra con Apple, ci sono le parti Java, ci sono Netscape addirittura, ecco. E per ognuno di questi moduli, di questi componenti, di queste parti sviluppate che vanno a comporre il tutto che si chiama Chromium, vedete che sono tanti, tanti, tante parti. Per ognuno c'è qui sulla destra un link alla home page specifica. Non so, proviamo a aprire il primo, che non so cosa sia, David Guest Floating Point Routine, vabbè. Andiamo a aprire il primo giusto per farvi vedere. Vedete, aprite, andate sul sito direttamente dello sviluppatore o del modulo sviluppato che dà ulteriori informazioni su questo particolare aspetto che fa funzionare Chromium. Così come un altro link qui, ancora più proprio all'estrema destra della riga del modulo, che vi apre sotto il paragrafo, vi apre con quale licenza è rilasciato quel tal modulo. Vedete, si può nascondere, far apparire così tutte le licenze. Così potete vedere quale, magari in GPL, completamente open source, quale altro tipo di licenza ha a che fare con i vari moduli che compongono, le varie parti software che compongono il tutto, che è poi il browser Chromium, e che potete andare a sbirciare. Magari per uno sviluppatore o un ricercatore o uno studente può essere interessante avere raggruppato in una pagina come questa tutte le componenti che compongono un browser come Chromium, con tutte anche i tipi di licenze di ogni modulo. Ecco, vedete qua. E addirittura con le home page che rimandano i vari siti di chi ha sviluppato, dello sviluppatore o
insomma, o del progetto che ha a che fare con questo modulo. Ecco, vedete, per esempio, il modulo che ha a che fare con GIMP, che è il laboratorio di immagini di tipico open source, vedete che è rilasciato questo modulo che ha a che fare con Chromium con la licenza NuGPL versione 2, in questo caso non l'ultima versione 3, comunque rilasciato con quella versione, e c'è la rispettiva home page per il sito del progetto, delle librerie grafiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, molto, questa pagina può essere appunto interessante per sviluppatori o studenti che fanno dei lavori, magari d'esame, su qualcosa che ha a che fare con queste cose. Poi, che ne so, DNS, non ho nessuna idea di cosa mi mostri, ecco, mostra traffico, i DNS, i vari server utilizzati per il traffico, mentre si naviga, non so, vabbè, può essere informazioni interessanti, sempre diciamo uno che se ne intende di ambito web potrebbe trovare interessanti alcune di queste informazioni. Downloads non è nient'altro che la pagina che vi presenta gli scaricamenti che avete fatto durante la vostra navigazione. Le extensions sono appunto le estensioni, quindi quelle che avete installato per il vostro browser, si richiama anche con strumenti, estensioni, la stessa cosa, apre le estensioni. Flex, non so se esiste, sì esiste, però poi qui ci sono anche cose molto tecniche e se si toccano impostazioni di alcune pagine, come qui, si viene ben avvisati di fare attenzione che il browser poi potrebbe anche non più funzionare come si deve. Siete avvisati, potete sbirciare, spulciare, curiosare, però siete avvisati, eh? Vedete che il progetto Chromium vi avvisa di fare attenzione a toccare certe cose interne del browser. GPU, ecco, questa è una pagina che presenta in che modo viene sfruttato l'hardware grafico, ovvero la vostra scheda grafica, per far funzionare il browser. Se viene usata per esempio l'accelerazione hardware, come in questo caso, vedete che io ho una scheda grafica Intel, il mio PC è basato tutto su architettura Intel, quindi con i driver open source che funzionano magnificamente. Vedete che la maggior parte delle funzionalità sono in effetti accelerate con l'hardware della GPU, ovvero della scheda grafica, altre no, altre sì, e poi ci sono i vari dettagli sulle schede grafiche. Vedete qua, vedete che è una Intel, scheda grafica Intel, quello che è, insomma, con tutte le estensioni grafiche, bla 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 bla, cose tecniche che capiranno sicuramente chi se ne intende di questo ambito, eccetera, eccetera. Come vedete che adesso non passiamo naturalmente tutte queste pagine. Ecco qui ancora magari l'ultima, prima di chiudere questo video, Chrome Version, che è una pagina che dà dei dettagli maggiori sulla versione che non la pagina di l'About Chromium qua standard. Ecco, se apriamo questa ci dice semplicemente il numero della versione che è stato compilato per Ubuntu, in questo caso 12.04, la versione 28, eccetera, eccetera, ed è finita qua. Mentre questa pagina specifica, che si chiama Chrome Versions, vedete che oltre al numero della versione vi mostra anche quale motore di resa delle pagine, di rendering delle pagine usa Chromium. Vedete che usa già il nuovo Blink, perché non so se lo sapete, comunque Google non usa più WebKit per il suo browser, ma usa un suo motore di resa delle pagine definito più efficiente ancora, più veloce, che si chiama Blink. Questo è il nuovo progetto di Google, Blink, e non più WebKit. Vedete che lo usa, poi usa JavaScript, il Flash, la versione di Flash del plugin integrato, cioè installato, eccetera, eccetera. Qui ci sono più dettagli ancora sulla versione. Ecco, come ho detto, non è lo scopo di questo video passare ad una a una queste pagine, però ho voluto dare una panoramica su tutte le pagine esistenti e, entrando in qualcuna, mostrare proprio cosa si può vedere al di là delle pagine standard, che si possono anche richiamare dal menu di Chromium. Ce ne sono alcune che non sono richiamabili direttamente da qui, ma con questa semplice pagina
si possono appunto richiamare e andare a curiosare nelle informazioni che stanno dietro le quinte dell'uso e del funzionamento del browser Chromium. Ecco, con questo ho concluso. Spero che vi sia interessato anche questo video. Faccio un saluto, ciao ciao e alla prossima!